Ucraina sotto attacco dei bombardamenti russi, la popolazione è allo stremo senza acqua, luce, gas in diverse città. In Medio Oriente Israele bombarda Aleppo in Siria per colpire terroristi di Hezbollah. Venerdì di Passione, Francesco presiede le celebrazioni nella Basilica Vaticana, stasera il tradizionale appuntamento con la Via Crucis al Colosseo, meditazioni scritte direttamente dal Pontefice. Torna al Sistina di Roma Jesus Christ Superstar, uno dei musical più amati e rappresentati di sempre. Buongiorno, benvenuti all'edizione delle 12 del TG2000. Andiamo subito in Ucraina, dove le persone vivono ore disperate, senza luce e gas, al freddo e al buio. Mosca da giorni sta bombardando senza sosta le infrastrutture energetiche del paese, come ci spiega Marco Burini. Nuovo al freddo, senza luce, senza acqua, senza pace. Un'altra notte insonne per gli ucraini. Su tutto il paese si è abbattuta una tempesta di missili, bombe, droni che hanno colpito le centrali energetiche in molte regioni, anche quelle più a ovest, come Leopoli. I comandi russi hanno dato fondo al loro arsenale, compresi missili balistici e da crociera. Molti intercettati dalla contraerea, ma non tutti. Tanti i danni e si contano diversi feriti, soprattutto nella regione di Dnipropetrovsk. Zelensky torna a chiedere una difesa antiaerea adeguata, vuole i Patriot dagli americani e più artiglieria per fronteggiare un'altra offensiva russa che potrebbe cominciare tra fine maggio e inizio giugno. Il presidente ucraino ha provato a convincere lo speaker repubblicano della Camera, Johnson, a dare il via libera agli aiuti per 60 miliardi di dollari promessi da Biden, ma Trump, vecchio socio di Putin, ha messo il veto. Il boss del Cremlino ostenta sicurezza, neanche l'arrivo degli F-16 lo scompone più di tanto, anche se la scorsa notte, durante l'attacco all'Ucraina, la Polonia ha fatto alzare in volo i caccia. Già qualche giorno fa aveva dato l'allarme perché un missile russo aveva violato il suo spazio aereo. La guerra non è più un concetto del passato, è reale, è già iniziata più di 2 anni fa, dice il premier polacco Tusk, per il quale dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era, l'era prebellica, con la variabile atomica. Furiosi combattimenti attorno a Zaporizhia, dove c'è la più grande centrale nucleare d'Europa. Andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Alessandra Buzzetti per gli ultimi aggiornamenti e per vedere come la città santa sta vivendo il Triduo di Pasqua. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. In questo venerdì santo di guerra, con questi bombardamenti, anche sappiamo su Israele, sul fronte del Libano così caldo, ci sono anche proteste contro il premier Netanyahu, soprattutto da parte dei familiari degli ostaggi. Ieri alcuni parenti dei soldati nelle mani di Hamas lo hanno accusato di non star facendo nulla per riportarli a casa, anche perché appunto hanno detto l'accordo è sul tavolo da mesi. Ma il governo Netanyahu sta traballando anche per una storica sentenza della Corte Suprema israeliana che imporrebbe dal 1° aprile il fatto di togliere i finanziamenti agli ebrei ultraortodossi in età di leva se non si arruolano nell'esercito. Questo potrebbe far traballare il governo, che è sostenuto dai due principali partiti religiosi israeliani. Qui a Gerusalemme questo venerdì santo, che è anche il terzo venerdì di Ramadan, sta trascorrendo senza incidenti. Questa mattina presto la prima via crucis della comunità locale di Gerusalemme, tanti cristiani, famiglie, scout, bambini hanno percorso la via dolorosa, incrociandosi anche con quella storica dei francescani che si fa venerdì santo. Pochissimi gruppi di pellegrini, c'è qualche messicano, qualche polacco, abbiamo incontrato anche un gruppo di italiani, sono appena 20. Nella moschea di Al-Aqsa hanno pregato più di 125 musulmani oggi, sempre senza incidenti, ma rimangono fortissime le restrizioni invece per i palestinesi che vogliono venire dalla West Bank, sia per i musulmani che per i cristiani. La linea da Gerusalemme può tornare a Roma. E noi allora facciamo un passo indietro, andiamo a vedere il servizio che ha preparato Maurizio Dischino sulla situazione in Israele e nella striscia di Gaza. Notte e mattinata di attacchi di Israele su più fronti. Siria, territorio palestinese della striscia di Gaza e Libano gli obiettivi. Tutte notizie al momento senza immagini video. Pesantissimo il bilancio di un raid aereo nella provincia di Aleppo, nel nord della Siria, attribuito ad Israele. Al momento sono 42 i morti. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con sede nella Gran Bretagna, le vittime sono 36 soldati siriani e 6 combattenti del gruppo armato libanese di Hezbollah. La
L'attacco ha avuto come obiettivo un deposito missilistico appunto della formazione sciita Hezbollah che era nei pressi dell'aeroporto internazionale di Aleppo. Nella striscia di Gaza, 8 i morti in un raid aereo israeliano di questa notte sul campo profughi di Maghazi nel centro del territorio palestinese. 12 morti nel bombardamento condotto ieri sera dai militari di Tel Aviv su Khan Yunis nel sud della striscia. E va avanti l'operazione militare israeliana negli ambienti dell'ospedale al-Shifa di Gaza City. Ieri sono stati eliminati diversi terroristi e sono stati trovati depositi di armi, ha riferito un portavoce militare, secondo il quale sono state uccise circa 200 persone ritenute miliziani di Hamas e della Jihad Islamica. Al momento sono 32.623 i morti palestinesi in quasi 6 mesi di offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Stamani inoltre Israele con un drone ha colpito anche un'auto nei pressi di Tiro, nel sud del Libano, per uccidere un esponente di Hezbollah. Il gruppo ha poi rivendicato di aver lanciato razzi questa mattina contro postazioni israeliane nell'area di Sheba. Da tradizione il Venerdì Santo è la giornata della colletta per la Terra Santa, ma soprattutto la giornata di preghiera. Oggi con Papa Francesco vivremo la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica di San Pietro alle 17 in diretta su TV2000. Appuntamento poi stasera alle 21.15 per la Via Crucis al Colosseo. Servizio di Paolo Fucili. Non vi lasceremo soli, rimarremo solidali con voi, ha promesso Francesco via lettera ai cattolici di Terra Santa 2 giorni fa, e non solo pregando, ma anche con la carità operosa, carità di cui tutta la Chiesa oggi è chiamata a dare un segno concreto con la colletta per la Terra Santa, erede di tante e antiche tradizioni di solidarietà delle Chiese locali sparse nel mondo con la Chiesa dei luoghi santi, testimoni della storia della salvezza. Già San Paolo, raccontano gli Atti degli Apostoli, portò ai poveri di Gerusalemme gli aiuti di altre neonate comunità di cristiani. E oggi la guerra a Gaza e in Israele ha accresciuto ancora i bisogni dei cristiani di Terra Santa, comunità assottigliate ormai da decenni dall'emigrazione all'estero, che rischia di privare l'Oriente di parte della sua anima, forse per sempre, ha scritto di recente anche il Dicastero Vaticano per le Chiese orientali, invocando per quest'anno una particolare generosità dei fedeli. La colletta, secondo le ultime norme di Paolo VI, si tiene in chiesa nel giorno della celebrazione della Passione del Signore, che oggi Francesco presiederà alle 17 a San Pietro, ascoltando l'omelia del predicatore. Cardinal canta la messa sulla Passione secondo Giovanni. E stasera alle 21.15 appuntamento al Colosseo per la tradizionale Via Crucis, coi testi delle meditazioni scritti quest'anno da Francesco stesso, per invocare pace per il mondo intero. Lo sviluppo e la crescita economica sono risultati che per essere raggiunti sollecitano l'impegno sinergico di istituzioni, associazioni e società civile. Ogni soggetto è chiamato a contribuire per incrementare il benessere collettivo, sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato per il 30° anniversario dell'Associazione per la riduzione del debito pubblico. Prosegue il calo delle nascite in Italia e quanto emerge dagli indicatori demografici pubblicati oggi dall'Istat. Secondo i dati provvisori, nel 2023 i nati residenti in Italia sono 379.000 con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille. La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14.000 unità, meno 3,6%. La cronaca, 2 tonnellate di uova, colombe e altri prodotti dolciari sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, 840 le ispezioni in vista delle festività pasquali. Clara Iatosti. Oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita. I carabinieri vigilano per la tutela della nostra salute ed in vista della Pasqua intensificano i controlli in tutta Italia. Nella provincia di Roma, ad esempio, sono stati deferiti in stato di libertà i titolari di 2 laboratori di pasticceria che spacciavano per artigianali colombe e uova di Pasqua di produzione industriale. In questo caso sono state riscontrate carenti condizioni igieniche e strutturali, sequestrate una
cinquantina di confezioni ed elevate sanzioni per un importo complessivo di 4.000 euro. Nel laboratorio di una pasticceria in provincia di Bergamo sono stati trovati 70 kg di cioccolato e 90 kg di prodotti dolciari scaduti da alcuni anni e con indicazioni non conformi in ordine agli ingredienti usati. In altri due laboratori di pasticceria e un'industria alimentare nel catanese sono stati sequestrati quasi 15 quintali di preparati e basi per prodotti dolciari in parte scaduti, privi di etichettatura e tracciabilità ed in parte stoccati in un locale deposito con gravi carenze igienico-sanitarie per la presenza di topi. In totale i NAS hanno accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38%, contestato violazioni penali ed amministrative e sequestrato 2 tonnellate di alimenti per un valore di 270.000 euro. Era uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese, custode di importanti segreti, ma dopo 26 anni di prigione, la maggior parte trascorsi in regime di carcere duro, Francesco Schiavone, detto noto come Sandokan, capo indiscusso del clan dei casalesi, ha deciso di collaborare con la giustizia italiana. Uomini delle forze dell'ordine avrebbero già proposto a parenti del capoclan di entrare in un programma di protezione. Scende la bolletta della luce. Secondo il mercato tutelato vi sarà un risparmio del 20%, ma dai consumatori arriva l'allarme per il prossimo passaggio al mercato libero. Letizia Davoli. Cala il prezzo dell'energia elettrica per i prossimi 3 mesi. Chi si trova ancora sotto il mercato tutelato pagherà la luce circa il 20% in meno, con costi dell'energia simili a quelli pre-crisi. Lo ha deciso l'ARERA un'ultima volta per la maggior parte degli italiani che dal prossimo trimestre, fatta eccezione per le categorie considerate vulnerabili, dovranno vedersela con il mercato libero, dove tante società offrono già adesso la luce al doppio del prezzo del mercato tutelato. A luglio di quest'anno finirà il mercato tutelato dell'energia. Prima di questa data, chi non avesse effettuato tale scelta dovrà procedere in tal senso. Specifichiamo che comunque i consumatori, le famiglie che non avessero alla data del luglio 2024 effettuata tale scelta non avranno conseguenze sull'utenza, nel senso che questa non verrà sospesa. Cambierà però il fornitore, perché in automatico l'utenza passerà sul mercato a tutele graduali. Ma se ora le tariffe dell'energia elettrica fissate dall'ARERA sono pari alla metà rispetto al secondo trimestre del 2022, già da queste settimane le famiglie si troveranno a dover decidere un nuovo gestore tra una vera e propria giungla di offerte. In tutti i casi, comunque, in qualunque momento si potrà scegliere un fornitore sul libero mercato, prestando però sempre attenzione al contratto nel suo complesso che ci viene proposto e alla trasparenza e affidabilità della società di vendita. Non cadiamo nella trappola di chi vuole farci fare una scelta affrettata senza darci la possibilità di pensare a ciò che stiamo sottoscrivendo. Torna al Sistina di Roma per tutto il periodo pasquale Jesus Christ Superstar, la rock opera dedicata a Gesù. Pierachile Dolfini. Allora, sull'onda emotiva della guerra in Vietnam, il Gesù hippie di Andrew Lloyd Webber fece scandalo. Oggi invece, dopo oltre 50 anni, la passione a tempo di rock è diventata un classico, raccontata in una dei musical più rappresentati e più amati di sempre, Jesus Christ Superstar. Nato nel 1970 come un doppio LP, arrivato a Broadway un anno dopo, è diventato un film nel 1973 diretto da Norman Jewison con Ted Neely protagonista. Ed è proprio l'attore a fare l'imbocca al lupo agli interpreti del nuovo allestimento di Jesus Christ Superstar che dopo il debutto milanese a Sistina Chapiteau arriva a Roma nella sede storica del Teatro Sistina con la regia prossima al traguardo dei 30 anni di Massimo Romeo Piparo. Noi stessi ne facciamo una versione ormai da 30 anni, dal 1994, proprio perché quest'opera mantiene sempre una grandissima presa sul pubblico, è forse uno di quei capolavori che si ereditano di padre in figlio. Passaggio di testimone dunque tra Neely, che ha interpretato Gesù anche nelle precedenti edizioni del Jesus Christ di Piparo, e Lorenzo Licitra, protagonista dello spettacolo, in cartellone a Roma per tutto il periodo pasquale. La cantautrice indonesiana Angune Maddalena a vestire i panni di un erode coatto, rapper Frankie High Energy. Uno che elimina i propri oppositori, quindi insomma
le cronache sono internazionali e non solo, sono piene di eroi di questo tipo. Spazio ora alla cultura con la nostra rubrica Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Prima di salutarvi vi ricordo che questa edizione del TG è disponibile sulla nostra app Play 2000. Grazie per averci seguito, buona giornata. Immaginate di essere in Spagna, verso la fine del XVIII secolo, in una chiesa immersa nel buio. È un venerdì santo e siete in quel buio perché pesanti drappi neri sono appesi davanti ai finestroni. E in quel buio, dicevo, risuonano queste note, composte da quello che all'epoca è uno dei musicisti più importanti al mondo, Joseph Haydn. E questo brano è il primo di una musica ispirata alle ultime sette parole pronunciate da Gesù sulla croce. Siete invece in San Giovanni in Laterano, è la settimana santa di questo oscuro 2024 e quelle stesse note risuonano per voi che ora le ascoltate, accompagnate dalla meditazione di Don Fabio Rosini, sacerdote, scrittore, ma nato musicista. Nella prefazione proprio alla composizione lo stesso Haydn racconta di quanto fu difficile per lui comporre queste melodie, questi brani che dovevano accompagnare la preghiera, sottolineare il momento in cui il vescovo di Cadice si metteva in ginocchio e pregava durante il tempo di questa meditazione sulle sette parole. Haydn, che pure ha logicamente qualche tendenza minimale, un po' manierista, un po' così, però in questo brano è estremamente contenuto. Ecco, questo che sentiamo sullo sfondo è la prova del brano finale, che è il terremoto dopo la morte di Gesù. Pezzo impressionante, anche dove l'unico pezzo dove andiamo a qualcosa di un po' impressionista, qualcosa che poi comparirà con il romanticismo. Normalmente è tutto molto molto delicato, molto misurato. Dio è ricco di misericordia, dice San Paolo, ma questa è la sua ricchezza, l'ha chiesta a lui, se non riesce a perdonare devi chiederlo, ma perdonare è un processo di guarigione, infatti la musica che ascolteremo è una musica serena. Haydn, compositore sereno, olimpico e cordiale, ci fa paradossalmente sentire il bene, addirittura la bellezza che si riverbera nel momento più angoscioso e doloroso per il figlio dell'uomo, vero uomo e vero Dio. Si potrebbe quasi dire che si lascia il Venerdì Santo e già ci si proietta verso la resurrezione, anche se forse teologicamente è un po' forzato. No, non è forzato, assolutamente sì. Cioè la passione di Cristo è una passione gloriosa. È l'atteggiamento di chi ama, l'atteggiamento di chi fa una cosa anche dolorosa, ma lo fa per amore. C'è molta luce in tutte le parole che noi dobbiamo contemplare questa sera. Senza ombra di dubbio, è pieno di resurrezione, cioè è una passione piena di cielo.